Ma quindi Laura, vorrei sapere quali sono le ragioni che la spingono a praticare la poesia orale e qual è il rapporto tra questa poesia orale e il teatro, secondo lei? La poesia orale è diciamo che è stato un risultato di un'evoluzione, il mio accostarmi alla poesia orale. All'inizio scrivevo poesie, pubblicavo su riviste, pubblicavo su libri, pubblicavo libri e non c'era ancora questo aspetto. Col tempo, all'improvviso, dopo anni, è arrivata un'urgenza, un bisogno di rappresentare, interpretare attraverso il mio corpo, attraverso la mia voce, attraverso il mio respiro e direi il mio stare in scena, tutto quello che era l'atto creativo della scrittura, della poesia reale. Quindi adesso potrei dire che la mia poesia parte dal momento in cui c'è l'ispirazione, passa attraverso la parola scritta, continua quando io salgo sul palcoscenico, con i musicisti, con i danzatori, da sola, e interpreto questi miei testi davanti al pubblico, continua con la ricezione del pubblico, cioè con l'ascolto e con l'alchimia che si crea insieme allo spettatore. Quindi direi che tutto questo percorso, tutto questo arco è diventata la mia poesia. E quindi è un po' un'estensione del primo atto creativo. La poesia orale è molto interessante, è la domanda, cioè il rapporto tra poesia orale e teatro. La poesia orale fa una cosa, trasforma l'atto intimo dello scrivere e l'atto intimo del lettore di leggere nella sua camera, da letto, sull'aereo, in treno, nella natura, in un atto condiviso e rituale, collettivo. Cioè io salgo sul palcoscenico e di fronte a un pubblico, in uno stesso momento, in uno stesso spazio, condividiamo un testo. Questa cosa, questa ritualità, questa condivisione è una cosa che la poesia orale ha in comune col teatro. Da qui è nato qualcosa che secondo me è un fraintendimento dell'epoca moderna. La poesia orale è uno dei, direi, dei più antichi linguaggi, un linguaggio veramente ancestrale che è nato con la musica, che è nato con le prime proprio esperienze di comunicazione. Il teatro però ha delle grandissime differenze rispetto alla poesia orale. Attualmente c'è talmente confusione a volte tra i due piani che ci sono diversi poeti anche che conosco che vanno a scuola di teatro, a corsi di teatro per poter interpretare i loro testi. Ora, se può essere anche positivo che alcuni poeti vincano la timidezza, imparino a parlare in scena, o se è anche vero che alcuni attori sicuramente recitano, che è diverso, in modo suggestivo dei testi, è però vero che l'attore è sempre un traduttore. Fare coincidere questi linguaggi in questo modo, cioè pensare che la poesia orale, solo perché portata su un palcoscenico, è teatro e deve diventare appannaggio del teatro e degli attori, vuol dire togliere comunque alla poesia orale la dignità di un linguaggio a sé, cosa che non condivido assolutamente. Inoltre trovo che soltanto il poeta possa e riesca in modo fedele, in modo interessante per il pubblico, ricreare insieme davanti al pubblico quello che nel momento dell'ispirazione della scrittura
l'ha portato a scrivere, quindi quel respiro interiore, quella musicalità interiore, quindi è l'unico un po' depositario di questo, e quindi l'unico che può realmente esprimerlo. Per questo secondo me è da assolutamente difendere la differenza tra questi linguaggi, anche se io sono anche regista, adoro il teatro, spesso lavoro in lavori di contaminazione tra poesia e teatro, però ogni linguaggio ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Un'altra differenza fondamentale, importantissima, quasi più importante, ma direi ugualmente importante, è che comunque noi direi che il teatro ci porta un mondo. Quindi lo spettatore entra in un mondo che è un mondo già costituito. Quindi noi abbiamo le luci, quindi noi abbiamo degli attori che hanno dei costumi, che rappresentano un personaggio in un certo modo, con un certo tono di voce, con una certa gestualità, con una certa abbiamo le scenografie, abbiamo i suoni, abbiamo... questo mondo è un mondo dato. Noi siamo in una società profondamente passiva, che ha perso profondamente la capacità di credere nella propria fantasia, nella propria immaginazione, nel proprio potere di creare un mondo che vuole, il mondo che gli piace. Credo che per questo la poesia orale sia anche importantissima. La poesia orale è un po' stata, potrei dire, la prima arte in 3D, anche se molto azzardato, perché comunque soltanto con la forza, il potere, come dico sempre, della parola si riesce a evocare nella mente dello spettatore un suo mondo. Si riesce a, parlando di paesaggi, parlando di emozioni, parlando di sentimenti, si riesce a far sì che lo spettatore ricrei insieme a te poeta questo mondo, però mettendoci del suo, quindi ricercando dentro la propria anima, dentro se stesso, questi elementi. Quindi non è un'arte che dà tutto, ma un'arte che chiede, che mette in gioco. Questa è una cosa, secondo me, soprattutto appunto oggi, bellissima, perché restituisce a tutti il potere, la possibilità di diventare creativi, dico sempre che i poeti sono due, il lettore e lo spettatore. Il poeta deve un po' soltanto aprire, far vedere che è possibile allo spettatore aprire quella porta e entrare nel suo mondo e insieme creare il mondo, che è il mondo poi della poesia, che è l'alchimia tra poeta e spettatore. Grazie Laura. Grazie a te.